dentro la partita, adesso! Marchisio per Balotelli, ancora in avanti, l'1-2, non riuscito in questi giorni. A Cracovia, Balotelli con la spalla. Montolivo, Balotelli si difende, finisce a terra. Cassano, buona l'idea, Balotelli che schiaccia il pallone. Sempre Bonucci su Mario Gomez, Balotelli ancora a Montolivo. Tirmento per Cassano, palla sotto, ancora Cassano, il sinistro, Balotelli, sì! Gol! Al 20° Balotelli, Mario Balotelli, porta in vantaggio l'Italia, incredibile come si è alzato Mario Balotelli, ma splendido l'assist con il sinistro di Antonio Cassano. Una coppia che c'è, una coppia che funziona, Cassano, Balotelli. La dinamica di Cassano fondamentale in questi primi minuti, cerca pochissimo la profondità, sta sempre dalle linee, lascia Balotelli in mezzo ai due avversari, però qui veramente una magia. Vuole servire Chiellini, non lo vede. Che bravo Marchisio, molto arretrata quest'oggi la posizione di Marchisio, ha paura quasi nell'inserirsi. Sì. Un lavoro di grande copertura quello di Marchisio, di grande sacrificio. Pallone che può mantenere anche una certa resistenza, no? Bello per Balotelli, è buona. È buonissimo Mario Balotelli, palla sul destro, incrocio dei pali, 2-0, guardate, sembra una statua, 2-0, sì, al 36esimo, esplode il tifo azzurro qui allo stadio di Varsavia, Mario Balotelli, ancora lui, di ghiaccio, Joachim Löw. Lo sapevamo, ci abbassiamo, abbiamo la palla alla profonda tra i due difensori centrali e Boateng qui sulla destra, ecco. Guarda qui, posizione regolare, posizione. Cassano, poi Montolivo e Balotelli, protagonista assoluto, il re di questa partita. Balotelli parla stretto Alessandro Antinelli con briosità, la manovra è molto dinamica. Balotelli, ecco. Cassano di prima, ancora di ritorno per Balotelli. Infatti presumo Chiellini, perché lo vedo essere, un po' fuori fase adesso, finisce a terra Balotelli. Crampi. Balotelli da un po' accusava qualche piccolo problema, adesso il cambio potrebbe diventare obbligato. Polpaccio sinistro. Buffetto di Prandelli, riposati in panchina. Non voleva uscire, ha scosso la testa, non voleva uscire. Voleva provarci. Aveva detto al medico Castellacci, aspetta, digli di non fare entrare. Finisce qui, chi lo avrebbe mai detto? Italia in finale, Italia. Questa serata cambia la carriera di Mario Balotelli. La carriera di Mario Balotelli è appena iniziata.